possono essere di 200, 300, 400 e anche 600 km. Sono le randonnée, corse in linea che si percorrono giorno e notte. La madre di tutte le randonnée, il sogno di ogni ciclista appassionato di questo tipo di gare, è la Brest-Parigi-Brest, 1220 km di passione, sudore, fatica e gambe. Le randonnée sono delle corse atipiche, non c'è una classifica finale, c'è un tempo massimo da rispettare ed un diploma finale che vi attesta che ci hai partecipato. La gara quindi è contro se stessi, alla ricerca dei propri limiti, di sensazioni mai provate. 4 giorni in sella, dormendo poche ore a notte, non sono uno scherzo. Ma non pensiate che per prendervi parte bisogna essere dei Superman. Tutt'altro. E ne è un esempio l'unico fanese presente in Francia, tra i 6.673 presenti al via. Giuseppe Leone, probabilmente di nome e di fatto, la bellezza di 68 anni suonati, pensionato e in bici da quando ne aveva 40. Ed è il capitano della nazionale italiana randonnée, il quarto assoluto in Italia nella classifica a punti. Giuseppe è partito domenica 18 agosto alle 17.45 e ha tagliato il traguardo mercoledì 21 alle 9 della mattina, dormendo 3 ore a notte, ma con un giorno di anticipo rispetto al tempo massimo. Un ciclista della domenica fa fatica forse anche a capire quello che succede in una manifestazione di questo genere. Ma per me era la decima volta che facevo una oltre mille, quindi diciamo che ero abbastanza abituato a quelle che erano le difficoltà, che sono le difficoltà di una pedalata di questo tipo. Qual è la cosa che ti spinge a pedalare giorno e notte per 2, per 3 giorni? È la passione. La passione, il divertimento, un certo modo di cambiare le proprie prospettive, perché quando uno l'ha fatto una volta, poi ha vissuto un'esperienza e questa esperienza l'ha vissuta con una persona o più persone, poi la rivive con altri, anche da solo, lascia qualcosa dentro. Gli stacanovisti della bici li avevamo conosciuti ad aprile per la randonnée della fortuna in piazza a Fano, una 300 km valida per le qualificazioni per poter partecipare all'Olimpiade delle Corse, la Brest-Parigi-Brest, con oltre 100 anni di storia alle spalle. Qual è il prossimo obiettivo che si è posto? Per il momento, sul brevissimo, per finire l'anno, siccome c'è una classifica anche di campionato italiano delle randonnée, e io sono in quarta posizione, diciamo buona classifica, vorrei rimanere nella top 5, quindi ne dovrò andare a fare 3 o 4 in giro per chiudere l'anno rimanendo, diciamo tenendo la classifica come si trova attualmente.